amica di? di Minerva Banchi, era amica anche di Domenico, il suo fratello, e veniva sempre anche quando andava al cinema la sera, veniva a prendermi in casa, mi accompagnava a casa, insomma ci si voleva bene e andavo sempre in casa sua e la sua mamma aveva un quadro con Mussolini, l'aveva con Mussolini, accidenti a te. Rovina famiglie, rovina tutta l'Italia e ce l'avevano le donne, tanto la mamma e la figliola. No, no, ma erano più intelligenti. E allora invece il babbo era fascista, era stato fascista e quando poi partirono questi più giovani, insomma, ci rifu la guerra e fece partire anche il suo figliolo con l'idea poi di andare al lavoro, a lavorare cifra allora. Ora si dice Lenin, a quel tempo si diceva Sì, lavora era cifra. così. E lui ci andò per questo scopo qui. E quando tornò gli fecero un bel gatto a San Altromeo, a questo povero Domenico. Allora insomma ci fece stordato e poi lo portarono in prigione. La prigione, se te guardi la finestra di cucina mia, è attaccata alla finestra della caserma. Ora Vero. c'è la caserma, al tempo c'era la prigione, c'era una grata, una rete, insomma, e poi c'era la finestra, ma era chiusa. E questo ragazzo, insomma, lo portarono lì e poi andarono a chiamare la sua mamma. E allora la sua mamma gli diceva, te lo dicevo, se la diretta a me. Insomma, tutte queste cose succede così. A Oddio, ma pochi mia pezzi. zitta, ne posso più, oddio, che dolori! Insomma, era mezzo marcato. Massacrato. E insomma, lì piansi anche mentre piangevano loro, ero proprio lì. Right. E poi la sua sorella la tosarono. Cosa fecero? Successo il frassino, un macello, ammazzarono diversi partigiani, Accampavizi. campavigli. E dopo quando ebbero fatto tutto questo macello, io venivo, non so se venivo dal lavatoio, insomma venivo da San Altromeo, quando arriva lì quasi all'arco del Nocino, insomma, lassù, arriva questa squadra di fascisti, tutti in marcia, e saranno stati una cinquantina, ora io mi misi da parte, le feci passare.